Si chiama voglia di ricominciare, ma anche di proiettarsi in un futuro a medio e lungo termine. Comincia a delinearsi la rosa della Lucchese in vista del campionato di Serie C che inizierà il 27 settembre. Dopo le conferme dei veterani Coletta, Benassi, Cruciani e Meucci, il dinamico e instancabile direttore sportivo Daniele De Oma cala un pocherissimo di giovani rampolli, che poi sono conferme di quanto di buono avevano già fatto vedere nel vittorioso torneo di Serie D. Li citiamo in ordine alfabetico: Diego Bartolomei, classe 2001, Filippo Fazzi, classe 2000, Giovanni Nannelli, classe 2000, Federico Papini, classe 99 e Lorenzo Pardini, classe 2002. Tutti millennial, tranne Papini, il più vecchio, si fa per dire, della compagnia coi suoi 21 anni. Sì, giovani importanti per noi perché rappresentano un patrimonio fondamentale per una squadra come la Lucchese che punta sui giovani. Ragazzi che hanno dimostrato di avere enormi qualità, non solo tecniche ma anche umane. Sono 5 giocatori oggi che per noi è il nostro futuro. La Lucchese deve puntare sui giovani per un semplice motivo: perché crede ciecamente in questi ragazzi, perché hanno dimostrato durante l'arco dell'anno di essere all'altezza di giocare e di rappresentare la Lucchese. Definite le conferme, ora si passerà ai volti nuovi. Qualcuno potrebbe arrivare anche prima di Ferragosto. La fretta pare non pervadere De Oma, che ha sul tavolo parecchie fiche da giocare. A corollario della conferenza stampa, eloquenti le parole del direttore generale Mario Santoro: la Lucchese giocherà al Porta Elisa, eventualmente anche in notturna. Una bellissima notizia, anche se resta da capire come e quando il pubblico potrà tornare allo stadio.